Eccoci con Tommy Scalvini, tanti complimenti ai tuoi compagni, anche Vadino e Pontelungo che stanno per entrare in campo. È stata una bella giornata, un Albenga molto volitivo, avete gettato il cuore oltre l'ostacolo, però senza il tuo piedone il risultato probabilmente era diverso. Sì, sì, è stata una partita sofferta, ma ce la siamo portati a casa, meno male, eravamo da parte di tutti, c'era la volontà di vincere, l'abbiamo fatto per tutti, per il mister, per la società che è impeccabile, ci fa trovare tutto pronto sempre e soprattutto per i nostri tifosi che sono fantastici. Avete lanciato un bel segnale perché siete un po' con i cerotti in questa fase, tanti giocatori non sono al meglio, però con questa mentalità potete fare veramente un bel percorso per tutta la stagione. Sì, sì, non siamo tutti, anche oggi Santiago ha giocato con un male alla schiena, siamo in pochi, però se lottiamo su ogni pallone come abbiamo fatto oggi possiamo andare avanti, tanto avanti. Ci racconti questo rigore che hai parato? Hai battezzato la destra, però sì, per fortuna non ti mancano i centimetri. Ho battezzato la destra, poi ho visto che la terza centrale l'ho tirato un po' sul piede, meno male, mi ha centrato, dai, mi ha centrato. Un bel percorso di crescita dentro l'Albenga dal settore giovanile, con il fortuno di Mito stai ritagliando un bello spazio e insomma anche le prestazioni sono tutte a tuo favore. Sì, sì, sto cercando ogni partita dopo partita che gioco di far vedere, di mostrare chi sono e ringrazio la fiducia del mister, sempre il mister Butto è un mito, e ringrazio tutti, dopo tante stagioni qua finalmente sto trovando un bel po' di spazio, meno male.